dici qualcosa su Margherita Hack? La signora delle spillette, così chiamavano Margherita Hack, che è stata anche e soprattutto una donna forte, determinata e libera da ogni condizionamento sociale e religioso. Ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo scientifico mondiale, ma anche quell'insegnamento di libertà che lei per prima ha fatto suo e applicato in un periodo in cui questa non era così scontata per le donne. A Villa Sabucchi, a Pescara, la 17ª edizione di Scienza Under 18 si è aperta con l'intitolazione a Margherita Hack del largo davanti all'antica torre del parco. Astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista, Margherita Hack non è stata solo una scienziata italiana, ma un esempio di passione, determinazione e coraggiosa indipendenza, alla quale i ragazzi e le ragazze, protagoniste di Scienza Under 18, potranno ispirarsi. La rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse, agli studenti e alla cittadinanza, è promossa dall'Associazione Scienza Under 18 di Pescara per l'Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara e dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. A parlarne è Carla Antonioli, presidente di Scienza Under 18 Pescara e socia di Donne e Scienza. Quanto è importante la scienza per la formazione dei ragazzi? La scienza è fondamentale per la formazione delle ragazze e dei ragazzi, ma di tutti, anche degli adulti. Perché la formazione scientifica ci educa al pensiero critico. Il pensiero critico è quello che ci aiuta a scegliere. Quante sono le scuole coinvolte in questa giornata di festa? Sono tante, 15 scuole all'incirca, poi ci sono delle associazioni, c'è un telescopio per guardare il sole. C'è anche un'altra novità, il robottino Nao, che praticamente ha parlato di Margherita Hack. Sì, il robottino Nao ormai ci segue e ci aiuta, diciamo, da vari anni. E quest'anno viene interrogato e risponde su Margherita Hack come persona, come donna. E ci lascia appunto il messaggio che non c'è nulla da temere, ma solo da capire. E poi Margherita Hack è nata nel 1922, è stata la prima a dirigere l'osservatorio di Trieste. Di donne nei laboratori scientifici ce ne sono, però non è facile che queste raggiungano posti apicali, perché deve essere ancora rotto quel tetto di cristallo e il gender gap che esiste ancora. Tra i vari banchi allestiti all'interno del parco di Villa Sabucchi, a calamitare l'attenzione è stata Nao, l'umanoide in dotazione al liceo classico di Pescara, capace di ballare, stringere le mani, argomentare su tematiche di vario genere e calarsi nei panni di personaggi come Margherita Hack. A parlarne è Cecilia Smigliani, studentessa della seconda H del liceo classico D'Annunzio. Nao è un robottino umanoide che abbiamo programmato durante le ore di robotica al nostro liceo. È in grado di camminare, di parlare e di rispondere a degli stimoli.